Signori, benvenuti in questo nuovo episodio. Come avete letto dal titolo, oggi mi trovo nel primo paese della Romagna e dopo tanti anni che un amico mi suggeriva di venirlo a trovare qua, oggi sono finalmente arrivato nella ridente Dozza, ovvero il paese dei murales. L'occasione è super gradita perché c'è anche un ospite d'eccezione questa volta per andare a testare un drone davvero molto ma molto interessante. L'ospite d'eccezione è il buon Stefano di Dronezine. Grazie Nicola, dell'eccezione ma proprio no. Questa qua alle mie spalle è la porta d'ingresso del paese di Dozza e da qua possiamo proprio immergerci in questo borgo medievale che poi ci condurrà fino alla fine dove c'è proprio la rocca di Dozza e nel mezzo incontreremo tutta una serie di murales. Con alla regia l'Osmo Pocket 3, oggi sono proprio curioso di andare a provare lui, l'Hover X1 Camera, come dicevo, perché è un drone assolutamente innocuo, visto che abbiamo un peso di appena 125 grammi, ma soprattutto penso che anziché portarci a spasso zaini come questo mio, comunque sempre molto ingombranti, molto pesanti, anche in situazioni di centro città come questo, sicuramente potremo accendere lui e nella massima sicurezza, perché saremo certi di non fare del male a nessuno, visto che le eliche sono tutte completamente chiuse e protette, avremo la possibilità di raccontare una storia sfruttando anche il suo microfono con l'isolamento dei rumori delle eliche e quindi questo ci consentirà di raccontare una storia differente, in un modo differente ed originale, secondo me, che è proprio quello che voglio fare oggi qui a Dozza. Per non parlare ovviamente delle sue dimensioni incredibilmente ridotte, che ci consentiranno anche di metterlo davvero nella tasca dei pantaloni e portarlo con noi proprio dappertutto. E anche in quei luoghi dove certamente ci sono molti più scettici nel far volare il drone per varie ragioni, come ad esempio durante il mio recente viaggio in Transnistria, una roba del genere certamente passerà inosservata. Ora dall'ingresso del borgo qua percorreremo tutta la strada intorno fino alla rocca del paese facendoci seguire proprio dall'Hover X1 Camera. A questo punto non rimane che andarlo ad accendere nella modalità che noi preferiamo. Tenendo premuto il tasto qua andiamo ad accendere il nostro drone che si illuminerà di verde. Current mode, follow. A questo punto con questo tasto qui andiamo a scegliere la modalità che preferiamo. Orbit. Ok, questo farà un orbit, questo farà... Bird eye. Si alzerà e ci riprenderà semplicemente alzandosi sopra di noi. Custom. Ok, questa dolly modalità track. Modalità personalizzata con il dolly e così via. Hover. Come di consueto però, se vogliamo accendere un drone, seppur di questo genere, quindi assolutamente sicuro e nella massima tranquillità personale e morale, se vogliamo, comunque dobbiamo sempre accertarci che, pur non essendo necessario il patentino per un drone di questo peso, 125 grammi, dovremo comunque sempre avere un'assicurazione di volo. E data la presenza del buon Stefano nel video di oggi, come di consueto io ci tengo a ricordarvi che sicuramente come migliore assicurazione per noi amanti dei droni c'è da consigliare quella di Dronezine, che è un punto di riferimento per tutti noi per volare legalmente proprio con l'assicurazione di volo. Trovate sotto il link in descrizione con la migliore assicurazione del momento. In questo caso, visto che parliamo di un borgo davvero molto piccolo, non rimane che metterlo nella modalità follow e camminare quindi come se anche voi steste qua con noi e passeggiaste proprio qua dentro al borgo di Dozza. Ok, ora in modalità follow, premiamo start. E ci seguirà per 5 minuti.
La luce si accende di rosso e siamo pronti. Ovviamente non ha sensori anticollisione, ma si posiziona in base proprio ai sensori che sono al di sotto di lui. Ma questo ci consentirà di fare riprese senza preoccuparci troppo, perché è estremamente preciso. Ora volevo provare a correre un po', perché qua entriamo nel vivo proprio dei murales e quindi lui dovrebbe sicuramente seguirci tranquillamente fino a dentro. Davvero fantastico, altro che Mini 4 Pro. Sarà poi sufficiente mettere il palmo della mano e lui atterrerà come un cagnolino. Ora abbiamo aperto l'applicazione di Hover V00 Robotics con il drone che ci sta seguendo e lui a questo punto prenderà l'audio non dalla telecamera ma proprio dall'applicazione e soprattutto andrà ad isolare il rumore delle eliche, che è qualcosa di incredibile. Quindi ora spengo questa telecamera e lasciamo spazio al regista di oggi. Ok, ora ho proprio tolto microfono e Pocket 3 e stiamo andando a spasso proprio qua per Dozza con il nostro Hover X1 camera. Nel frattempo sta arrivando una macchina precisa e quindi ora ad esempio possiamo andare in esplorazione qua del nostro borgo medievale di Dozza. Lui ci seguirà, io nel frattempo parlerò direttamente qua dalla camera e andiamo a vedere il borgo con tutte le sue meraviglie. Con la rocca alle spalle, ora andiamo a concludere il giro qua in centro a Dozza con questa meraviglia di questo appartamento addobbato così. Cosa fantastica è che proprio ci si dimentica di qualsiasi pensiero, anche banalmente quello di tenere il controller come succede solitamente durante un active track, e questa cosa mi piace davvero molto. Nel frattempo andiamo ad esplorare i vari murales qua della città mentre il nostro Hover ci segue. L'unico mio dubbio è che di fatto il drone può fare quasi solo questo, insomma non ha molto altro da offrire.
e pur avendo un prezzo tutto sommato onesto, tuttavia insomma per quello che riesce a fare può essere tanto o poco, poi sono punti di vista. Ovviamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate sotto nei commenti, perché ognuno poi dopo qua ha la sua visione.